ragazzi, come stai? Salve. Noi ci siamo viste proprio in questo... Ciao, Giacchetti. Come stai? Ah, corpo a corpo. Ciao. Allora, Roma, devo girare il mio... Sono ancora sotto Torino, Appendino, lo sballottaggio. Ecco qua, ecco Roma, ci siamo. Allora, siamo pronti? Siamo in onda? Ma non ci... Credo che siamo già in onda. Siamo... Allora, avete visto, credo avete visto la coda, mi pare che le cose siano già abbastanza riscaldate, insomma. Intanto benvenuti, grazie, grazie. Raggi, di aver accettato questa, così l'hai sfata l'idea che sfugge. Allora, non fuggiva Giacchetti dopo tutto la Raggi? Ma, diciamo, dopo una ventina di volte è successo, ma io sono contento non per me, per i romani. Quindi, ma veramente, io sono sempre stata presente agli incontri in città, forse era Giacchetti che mi rincorreva. Sì, stiamo parlando degli incontri in televisione, in città sono venuto 2 o 3 volte e ogni volta che io andavo a quelli in città lei non c'era, però questo succede, l'importante è che i romani possano giudicare. Dunque, io voglio avere il vantaggio finalmente di vedere 2 persone fisiche, perché gli altri sono tutti sempre lontani e in collegamento, 2 persone fisiche. Io invece di fare a voi la domanda che ho fatto a loro, perché lei è il miglior sindaco possibile, vorrei fare una cosa diversa, perché il mio scopo sarebbe quello veramente di mettervi in contatto oggi. Cosa pensate l'uno dell'altro? Giacchetti, cosa pensa della Raggi? Onesto, non facciamo discorsi di politica, perché le elezioni di sindaco sono profondamente, diciamo, personali, nel senso di avere di avere un grande fattore umano, no? Lei mi conosce e sa che sono onesto, e soprattutto io quello che penso lo dico fin dal primo momento. Cioè, io penso che una persona che decida di candidarsi ad amministrare una città come Roma è una persona che ha una grande forza interiore, nel senso che so che cosa è significato per me, è una responsabilità grande, i problemi sono problemi enormi, è una persona che evidentemente ha anche una sua ambizione che credo vada valorizzata nell'accezione positiva. Dopodiché quello che a me preoccupa è che, proprio perché Roma è in queste condizioni, la mia impressione è che la candidata Raggi abbia eccessivi tentennamenti, cioè si caratterizza più sul no che non sui sì, e questa città purtroppo per ripartire ha bisogno di sì. Questo lo esploreremo, insomma, ambizione, coraggio e molti tentennamenti. Cosa pensa di Giacchetti? Guardi, io credo che il momento di massima onestà di Giacchetti sia stato qualche tempo fa, quando in radio disse che non aveva le qualità per fare il sindaco di Roma. Da allora ci sono stati evidentemente dei cambiamenti, qualcuno ha telefonato a Giacchetti chiedendogli di fare il sindaco, esattamente come quel qualcuno telefonò ai consiglieri di Roma chiedendo di far dimettere Marino davanti a un notaio, quindi questo un po' mi preoccupa. E poi vede, c'è un fatto, Roma viene da oltre 20 anni di malgoverno, prevalentemente targati centrosinistra e quindi PD, 8 mesi di commissariamento e Roma sta sprofondando verso il baratro, quindi francamente dopo anche aver toccato con mano che cosa vuol dire stare lì dentro, aver visto come queste persone pensano e lavorano. Sì, lei è stata parte della breve consigliatura. 3 anni. Sinceramente io ho paura di rivedere Roma affidata nelle mani di chi l'ha distrutta. Ma un così. Elemento personale, una qualità non glielo riconosce? Ma l'ho detto, l'onestà quando in radio ha dichiarato di non essere in grado di Va bene, allora mi sembra che abbiamo aperto, diciamo, Posso semplicemente Certamente, dire che lei mi conosce e, diciamo, tutti quelli che mi conoscono sanno perfettamente che se io ricevessi una telefonata per fare qualcosa, la telefonata cadrebbe. E, diciamo, sottovaluta la candidata Raggi, che nella vita, al di là dell'ostentare le grandi sicurezze e la grande saccenza, c'è anche un problema di umiltà rispetto alle cose. Siccome io so com'è Roma, quando all'inizio si pose il problema e tutti scappavano da Roma, dissi che probabilmente non avevo le qualità, perché sicuramente in quel momento ero molto preoccupato. Poi ho fatto una campagna elettorale, credo che gli elettori abbiano potuto vedere quello che ho proposto per Roma. Soprattutto, diciamo, con molta umiltà dico che Roma, come io amministro, lo ha già visto. Lei ha già un po' di tempo in più della Raggi, lo vedo, c'è un minutaggio lì, non vi preoccupate. Entriamo, diciamo, nel merito, no? Come dicevo, per Torino ognuna di queste elezioni ha in qualche modo si è coagulata intorno a una grande questione.
per Torino è stato, in fondo, se questa città, Torino, modello, eccetera, eccetera, può essere definita anche povera, se si può parlare di povertà di Torino. A Roma mi sembra che la grande questione ha avuto a che fare con le Olimpiadi e per tutto quello che le Olimpiadi significhino, no? Nel senso che le Olimpiadi, denaro, strutture, elite, classe dirigente, etica, modello di sviluppo, è una grandissima questione, tanto è vero che si stanno dividendo tutti. Allora, intanto io vorrei da lei un chiarimento su cosa lei pensa per le Olimpiadi, perché io ho qui davanti varie gradazioni di risposta sua sulle Olimpiadi, no? Varie gradazioni di grigio. Il 26 febbraio dice se vinco niente le Olimpiadi, prima va risistemata Roma, poi dopo il primo turno ha detto valuteremo ipotesi referendum e poi postecipare le partecipazioni alle Olimpiadi, non nel senso che vuole le Olimpiadi postecipate, ma naturalmente votare per un altro. Qual è oggi il pensiero della Raggi su questo? Guardi, il pensiero è sempre stato coerente, vede, in questi mesi di campagna elettorale io ho avuto modo di girare molto per Roma, come ho fatto in questi 3 anni. Io non ho mai sentito un romano che mi chiedesse le facciamo o no le Olimpiadi. Quello che mi chiedevano era perché non passa l'autobus, perché devo comprare le penne e la carta per mio figlio a scuola, perché la scuola di mio figlio è puntellata, la palestra è puntellata e non viene riparata, o cose del genere. Allora io ricordo, così per dire, che proprio pochi giorni fa dei 33 convogli della metro A ne circolavano solo 17 o 18 perché per anni non è stata fatta manutenzione e noi nei 3 anni l'abbiamo chiesta più volte. La metro C, che è la nuova metro di Roma, quindi dei 13 treni ne camminavano solo 6, okay. Cioè è grave. Allora Roma ha bisogno di ordinario oggi, sì. Quindi probabilmente i romani ci dicono che le Olimpiadi non sono una priorità e ce lo chiedono i romani. Allora quello che io penso è, ma non sono anche occasione di sviluppo, sì, vada. Mi permetta che il dibattito si sta polarizzando sulle Olimpiadi per sfuggire ai veri temi romani, che sono appunto i trasporti, che è il decoro, che è l'ama. Sicuramente le Olimpiadi possono essere un'occasione di sviluppo, non c'è dubbio. Attenzione però, ad oggi l'unico documento del quale noi siamo in possesso è la relazione predisposta dal CIO, che sarà quantomeno una relazione di parte, lei questo me lo vorrà concedere. Non c'è da prendere una decisione oggi, il 19 giugno, diciamolo ai romani, perché la prima decisione è prevista a ottobre-novembre del 2016 e quindi io mi auguro che per quell'epoca magari si potrà avere un piano industriale serio. Posso dire che questa è una discussione, che quindi lei sta aprendo un varco? Ma cioè, io continuo, vediamo, guardi, intanto cosa succede e poi a novembre decideremo sulle Olimpiadi? Ma quello che io dico è questo, l'ho sempre detto, le priorità sono altre. Le Olimpiadi sono senza dubbio un'occasione, è un po' triste francamente che invece di parlare di giochi olimpici si utilizzi questa occasione per parlare di gioco del mattone. Quindi secondo me è un no assoluto alle Olimpiadi. Il mio è un no oggi, è un no, no oggi. Un oggi però è un sì o un no, cioè non è che c'è un no oggi o un no domani, io con tutto il rispetto. La decisione è già stata presa in Consiglio Comunale e ha lanciato tutto il CIO. La decisione arriva nel 2017, ma la partita è, lei se diventa sindaco, che cosa fa? È favorevole alle Olimpiadi? Accompagnerà definitivamente tutto il procedimento che c'è da fare? O come ha fatto in Consiglio Comunale, perché a proposito di coerenza voi avete votato contro, certo, e come ha fatto contro solo alcuni giorni fa dichiarandola criminale come scelta, adesso ripensa e ridice un'altra cosa e poi magari perché qualcuno glielo suggerisce ne dice un'altra. Queste sono le domande che toccano a me, diciamola. Sì, no, ma la domanda che tocca ai romani, i romani lo vorranno sapere, lei è favorevole o meno? Mi faccio dire una cosa, sa, un buon amministratore è anche colui che amministra con le cose che ha in casa, un buon cuoco è quello che sa cucinare con gli ingredienti. Se si pensa che per risollevare la città di Roma dal disastro che in 20 anni di centrosinistra è stato creato servano solo grandi eventi, beh francamente mi sembra una chiara ammissione di incapacità a governare. Però io non ho capito se lei è per il sì o per il no, sì. Purtroppo non si riesce a capire come sulla tua cosa è per il sì o per il no, non si mi sa. Pare che abbiamo già risposto, mi pare che abbia detto, abbiamo già risposto, se non mi corregge, che è un no per il momento. È un no per il momento, l'ho sempre detto, sì, al momento i romani stessi ci dicono che hanno altre priorità, se poi loro non sono in grado di affrontare le priorità quotidiane, che sono i trasporti, che sono i rifiuti, sono le scuole che cadono, ne prendiamo atto, del resto non l'hanno fatto per 20 anni. Il no per il momento, come è del tutto evidente, è un no, non è un no, perché le Olimpiadi non si possono fare tra 7 anni perché dopo che le abbiamo saltate con Monti e se le saltiamo adesso le Olimpiadi non ci danno più, quindi significa un no. Però io ci sono delle posizioni anche, ci sono dei dubbi insomma, no, sulla questione delle Olimpiadi. Le garantisco che io comprendo perfettamente chi ha dei dubbi, dico semplicemente che però i dubbi
dubbi ce li possano avere i cittadini, qualcun altro. Chi si candida a governare Roma deve dire se è favorevole o no, tutto qui, non è che può avere dubbi, perché se si ha dubbi su tutto la città rimane ferma, esattamente come stiamo da alcuni anni. Vabbè, quindi lei ha fatto, ovviamente io le dico la mia opinione, però penso che anch'io devo dirle sulle Olimpiadi. Certamente. Allora, le Olimpiadi... No, non soprattutto sono in contraddizione... delle Olimpiadi, voglio sapere una cosa. Il grande timore è che al di là, diciamo, dei costi, al di là di eccetera eccetera, esprimo la mia opinione, voto a Roma, è che sono di solito una grande occasione di corruzione. Credo che questo sia, Giachetti, lei lo sa meglio di me, è una persona integra, glielo dicono tutti, insomma. Cosa fa in questo, per questo? Le spiego subito, però noi dobbiamo chiarire che non è che pensare alle Olimpiadi che ci saranno nel 2024 vuol dire non occuparsi di Roma tutti i giorni. Noi per arrivare alle Olimpiadi dobbiamo sicuramente rimettere in piedi Roma nella sua quotidianità, quindi le due cose non sono in contraddizione. Le Olimpiadi sono un po' sognare, io penso ai nostri genitori, io non ero nato, ma penso cosa è stata nel 1960 l'Olimpiadi con Bichila che arriva a piedi scalzi al traguardo, sono anche emozioni e sono tante cose che possiamo utilizzare oggi perché è cambiata l'impostazione, il CIO l'ha cambiata anche in ragione di quello che è successo. Ha detto che bisogna privilegiare tutti gli impianti già esistenti ristrutturandoli, non facendo nuovi impianti. Noi ne abbiamo tantissimi, il 70%, perché sono esattamente quelli delle Olimpiadi del 70. Quegli impianti non sono una cosa che le Olimpiadi, sono cose che rimangono a Roma, sono impianti che rimessi a posto consentiranno a dei ragazzi che magari giocano per strada. Le Olimpiadi sono 170.000 posti di lavoro, sì, la cubatura, ho capito qual è la cosa che voglio sapere, lei. Voi nominerete un commissario ad hoc? Tipo come è stato fatto per l'Expo, per quanto riguarda... il sindaco, noi metteremo, io ho già detto a Malagò che chiederò di mettere un membro dentro il comitato dell'Olimpico, ma ci sarà il sindaco, perché io penso che il sindaco si debba fare carico di questo. Mi lasci dire però che siccome lei si preoccupa giustamente della corruzione e via dicendo, le opere che si fanno sono tutte tendenzialmente di manutenzione. Si farà poi il villaggio degli atleti a Tor Vergata, che per essere chiari servirà dopo per i parenti dei malati che vanno a visitare i malati all'ospedale e avranno degli alloggi, oppure per gli studenti che dovranno andare ai corsi universitari. Quindi stiamo parlando di questo, stiamo parlando del prolungamento della metropolitana da Anagnina fino a Tor Vergata ci si arriva praticamente facendo la gincana. Cioè sono tutte cose che rimangono alla città. Sono cose di manutenzione. Sì, certo. Lei si fida? Guardi, allora, se vogliamo mantenere gli impianti che abbiamo, io ricordo che abbiamo oltre 160 impianti sportivi comunali che stanno cadendo a pezzi, sono completamente decadenti e sino ad oggi nessuno ha mai pensato di ristrutturarli. Allora, lo sport poi si fa tutti i giorni e si pratica tutti i giorni. Io ricordo che le famiglie romane, per far fare un'ora di ginnastica che si chiama psicomotricità ai loro bimbi dai 3 ai 6 anni, quindi nella scuola d'infanzia, devono pagare l'ora extra perché non è prevista. Quindi lo sport va valorizzato tutti i giorni, non solo in funzione delle Olimpiadi. Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti esistenti, quindi oltre a quanto già detto sugli impianti sportivi comunali che cadono a pezzi, c'è da dire quindi che quando andrebbero fatte comunque le manutenzioni, andrebbero fatte comunque, certo, vanno fatte comunque, però vanno fatte comunque assolutamente, ma a prescindere dalle Olimpiadi, perché se noi puntiamo, mi faccia però finire cortesemente, io non l'ho interrotta, se noi puntiamo la manutenzione di quegli impianti sull'eventuale accoglimento della domanda di Roma, quindi un evento futuro e incerto, noi stiamo già dicendo che ove Roma non dovesse vincere, quelle manutenzioni non si faranno. Perché è questo il discorso che viene fuori. Quando noi parliamo della città degli atleti, noi stiamo parlando di costruire ancora, quando a Roma abbiamo oltre 100.000 case sfitte o invendute, lo diceva Argan negli anni 70. Roma è una città piena di case senza gente e piena di gente senza case. Giachetti, ancora costruire, la francamente, c'è proprio la vecchia politica che se la propone. Sulla vecchia politica ne parliamo dopo, quando parliamo delle altre cose ci torniamo sulla vecchia politica e chi la rappresenta. Detto questo, però, bene, no, la conosco, io la conosco bene e ne sto a distanza. Tu la conosci meno, anzi, lei la conosce meno bene, però ci si accompagna a questo video. Ma... quindi stia attenta, stia guardi, attenta a quello che dice. No, parlando già dei voti. Ma detto questo, continua la rappresentazione di un'opposizione tra le cose che possono portare in più le Olimpiadi, è quello che noi dobbiamo fare, non solo ovviamente. Le segnalo semplicemente che il CONI si è impegnato e già stanno partendo, solo in ragione del fatto che noi ci candidiamo,
a fare 15 playground, che sono i campetti attrezzati, in aree verdi in tutti i municipi. Quelle sono cose che restano alla città, addirittura a prescindere dal fatto se non la pigliamo o meno. Ce n'è un programma per 100. Quindi le Olimpiadi, oltre a tutto quello che portano direttamente, portano anche tante cose che rimangono alla città. Senta, la Raggi ha detto, la candidata Raggi, ha detto che quando va in giro, voglio solo la sua risposta su questo, poi finiamo su questo tema, nessun romano gli chiede delle Olimpiadi, a lei gli chiedono le Olimpiadi? Guardi, sono stato ieri al centro anziani di Villa Lazzaroni e c'erano, perché lì si ricordano perfettamente qual è stato lo straordinario valore probabilmente delle Olimpiadi del 60. Senta, risorse, la questione delle risorse, come fare per sistemare Roma, i soldi per Roma sono in poche cassaforti, no? Le aziende partecipate o le aziende che sono ancora aziende quasi tutte ancora del comune. Allora, lei ha detto una cosa che ha fatto tremare, diciamo, un certo establishment romano. Lei ha detto, parlando dell'ACEA, che è l'azienda dell'acqua, come non sanno forse qui, non è romano che ci segue, le ha detto cambierò i vertici. È un programma solo di modifica dei vertici o è un programma radicale, giacobino, di insomma radicalmente cambiare le partecipate e le municipalizzate? Oddio, lei ha fatto varie domande, ha parlato di risorse, di ACEA e di partecipate, quindi risponderò un po' a tutto. Allora, per quanto riguarda ACEA, il punto è questo. Roma titolare del 51% delle azioni di ACEA, quindi è il socio di maggioranza. E quale socio di maggioranza? Il sindaco deve esercitare le prerogative del socio. Allora, c'è stato un referendum del quale pochi si ricordano, nel 2011, al quale partecipò il 97% degli italiani e disse che voleva l'acqua pubblica. Allora, se noi vogliamo dar retta a questo grande risultato di questo referendum, dobbiamo dire che oggi ACEA fa profitti con la vendita dell'acqua. Allora io credo che un sindaco attento debba rispettare quel referendum e dire che se ad oggi i vertici di ACEA non hanno seguito le indicazioni di quel referendum, forse occorre, come dire, imporre una visione diversa. Per esempio, lei lo sa che i 2/3 dell'acqua che passa nelle condutture di Roma si disperde, il che significa che solamente 1/3 dell'acqua che passa viene effettivamente erogata. Quando io dico che bisogna fare investimenti sulle reti, è per evitare di ripetere a Roma quella tragedia che c'è stata un paio di settimane fa a Firenze. E non è un caso che gli stessi vertici ACEA siano i vertici di Publiacqua. Li ha messi Renzi, li ha tolti da Publiacqua, li ha messi in ACEA. Allora, quando io dico che ACEA non deve effettuare i distacchi sulla povera gente, sui malati, e poi riattaccarla, lei sto dicendo però che l'acqua è un diritto universale. Lei ha fatto due discorsi, sull'acqua come diritto universale, dunque efficientizzazione dei servizi, senza dubbio. E l'altra cosa invece che le ha detto, non so se mi sono sbagliata sul sentire, le ha detto anche agire di conseguenza sui profitti. Cioè, faccio una domanda proprio chiara: ma i profitti, Roma, ma c'è il 15% della CEA in mano a un grande imprenditore romano che si chiama Caltagirone, voi volete toglierlo o lui? Figuriamoci, non abbiamo il potere, c'è una multi-utility, non fa solo distribuzione acqua, fa anche vendita delle distribuzione dell'energia, quindi io quello che dico è che i profitti dell'acqua dovrebbero quantomeno essere reinvestiti nel settore idrico. Se questo spaventa io ne prendo atto, però questo dovrebbe fare. Tra l'altro, mi scusi, proprio perché lei aveva fatto tre domande, sulle partecipate noi abbiamo un disegno molto serio che riguarda la riorganizzazione totale delle partecipate, sono circa 80 tra società di primo, secondo e terzo livello. Tutte le società collegate. Roma oggi spende circa 1.700.000.000 di euro l'anno per finanziare tutte queste partecipate. I servizi sono purtroppo al di sotto della sufficienza, quindi è chiaro che serve un efficientamento della macchina. Significa efficientamento licenziamenti? No, significa riorganizzazione, semplificazione. Sa quanto ci costano tutti i vari CDA? Semplificazione in genere significa licenziamenti. No, ma non nel mio genere, non nel mio discorso. Lei pensi che c'è una società che si chiama CIF, io porto questo esempio ma ce ne sono altre, c'è la SARA, c'è Roma Patrimonio, ce ne sono tante. CIF è una società che nacque, Centro Ingrosso Fiori, per vendere piante. Ebbene, credo in 8-10 anni di attività non ha acquistato e di conseguenza non ha venduto né un fiore né una pianta, in compenso però abbiamo pagato fior fior di soldi agli amministratori e al CDA. Se questo è il modo in cui Giacchetti si intende gestire le partecipate. È una proposta. Intanto una piccola precisazione, perché ogni tanto essere precisi. Il CIF non è
una società che serviva per vendere fiori. No. Il CIF era una società nella quale il Comune ha il 10%, che serviva per trovare una sede al mercato dei fiori, che è un'altra cosa. Non è esattamente, sì, però diciamo, siccome la società che deve vendere fiori, siamo un po' precisi, cerchiamo, siccome studiamo tanto, cerchiamo anche di dare delle informazioni che capisco prendano dal punto di vista, però poi non sono reali. Quella era una società dove il Comune ha il 10% e che aveva il compito di trovare una sede per il mercato dei fiori. Tutto l'ha fatto? Per no. Quanto riguarda, quindi, va bene. Per quanto non riguarda, va bene, non va bene, per quanto perché abbiamo speso tutto il resto, e non ha fatto quello che doveva tutto fare. Il resto, se le interessa, se le interessa, sì, la mia opinione. Io non ho un approccio, come dire, ideologico rispetto a questa vicenda. Io penso che l'ACEA sia un'azienda importante, è un'azienda che è molto importante anche perché contribuisce, diciamo, a Roma con i suoi dividendi e dà parecchio al Comune di Roma. Io penso che convocherò l'amministratore delegato dell'ACEA, per esempio, per dirgli che voglio un piano di illuminazione pubblica molto più forte e che questo deve essere organizzato attraverso anche gli investimenti che sono stati fatti, perché io penso che questa città sia buia, troppo buia, e questa cosa non va bene. Facciamo riferimento a quello che succede, non voglio dire che è solo per questo, ma ci sono delle zone in questa città che sono completamente al buio, in termini di sicurezza, anche qui torno, non solo per i ragazzi, ma anche per gli anziani che tornano a casa. Queste questioni sono questioni quotidiane che pesano. Poi lei mi parla delle altre aziende, ATAC. Io penso che l'ATAC vada risanata, perché l'ATAC è una società che sta al collasso. Quello che sta facendo l'attuale amministratore delegato, direttore generale dell'ATAC, Rettighieri, è importante. Però ha trovato solo la voce mia a difenderlo quando ha preso i libri con tutti i pasticci che sono stati fatti in ATAC alcuni giorni fa e li ha portati, esatto, alla Procura della Repubblica. Io ho detto che l'avrei fatto salire sulla mia macchina e l'avrei portato lì. Non ho sentito altre voci su questo. L'AMA. Noi siamo in una L'AMA situazione. L'AMA è la spazzatura. L'AMA, chiedo scusa, aveva, sì, ragione, è l'azienda che si occupa dei rifiuti, ovviamente. Certo. Ma noi vogliamo forse qualcuno può sostenere che questa città non sia una città sporca, troppo sporca. Certamente, ma è del tutto evidente. Bisogna dare mandato all'AMA di proseguire con il lavoro che stanno facendo. Le do un'informazione, perché sono state fatte cose importanti. Se continuano così non so dove andiamo. Sarò rapido. Lei lo sa che fino a qualche mese fa, sì, l'AMA affittava 25.000 cassonetti e pagava 50 milioni. È arrivato il nuovo amministratore delegato, ha detto: ma che è sta roba? Adesso ne ha comprati 50.000 e li paga 20 milioni. Si può cambiare, si deve cambiare, e cambiare può portare a risanare delle aziende e magari anche abbassare la Tari. Però bisogna lavorarci. Mi permetta una cosa qui, devo dire che in questo caso mi sembra che ci sia stata un po' di alternanza di idee. Allora, noi l'abbiamo sempre detto, per noi ATAC e AMA, quindi trasporti e, sì, spazzatura per semplificare, e le altre partecipate debbono rimanere pubbliche, perché risanare senza dire come si vuole risanare, o meglio dicendolo come è stato detto, facendo entrare i privati, francamente, ecco, questo significa, ma da qualcuno che mi sembra abbia pensato di dire che possono entrare i privati. Ma da chi è? Da lei, da lei. Allora, l'ha detto lei, Giachetti? Sull'ATA che io ho detto che possono entrare i privati, tiratemi fuori la dichiarazione. A me sembra di sì. Detto questo, noi abbiamo da qui al 2019 una grandissima sfida su ATAC, perché nel 2019 viene a cessare il contratto di servizio tra Roma e ATAC, ossia quel contratto che disciplina i rapporti tra il Comune e questa azienda. E la legislazione nazionale, le norme europee ci impongono di mettere a gara il servizio. Allora la sfida che noi ci troviamo davanti, uh-huh, è quello di risanare ATAC per far sì che nel 2019 possa competere alla pari e possa magari anche aggiudicarsi questa gara, perché se dovessero entrare i privati, questo è bene che lo sappiano, allora nonostante le clausole di salvaguardia, lì sì che c'è il rischio dei posti di lavoro, diciamolo, questa è una cosa grossa. E lei, fino ad oggi, una sola domanda per finire questa cosa, poi di risanare ATAC, perché è in vantaggio sui tempi. Quando le sue dichiarazioni sulla CEA hanno fatto cadere il prezzo della CEA in borsa, si è sentita male, ha avuto paura, ha capito che potere ci aveva, qual è stata la sua reazione? Come Soros, no, in realtà direi che queste dichiarazioni sono state strumentalizzate, sia perché io feci queste dichiarazioni a borsa chiusa, perché le feci di domenica. Già il venerdì precedente i vari analisti finanziari avevano previsto il crollo del titolo, perché nei giorni precedenti era salito molto, e peraltro il crollo si è verificato a 72 ore di distanza. Va poi è stato strumentalmente utilizzato, e devo dire che tutti gli avversari
candidati hanno ben pensato di prendere le difese del socio privato. Ecco, questo è bene che si sappia, perché sono andati tutti in difesa del socio privato. Non ha detto che vuole privatizzare. No, non l'ho mai detto. Io ho detto che l'ATAC va risanata, a cominciare dal lavoro importante che si sta facendo, perché lì ci stanno pozzi di dispendio di finanze, di cose che non vanno e che non a caso sono rientrate anche in tutta la vicenda passata. Quindi lì bisogna metterci mano, il direttore generale sta mettendo mano, l'ATAC va risanata. Ovviamente va risanata e accompagnata, e nell'accompagnarla bisogna fare anche un patto con i lavoratori, con i tanti lavoratori per bene. Poi, per carità, ce ne stanno anche alcuni, per esempio diciamo la leader degli scioperi selvaggi, oggi apprendiamo, vi ricordate quelli che paralizzavano improvvisamente l'ATAC, che non si muoveva più in mezzo alla città e stavano nei casini? Quella oggi abbiamo appreso che appoggia l'onorevole Raggi, va benissimo, però io voglio salvaguardare l'ATAC e contemporaneamente salvaguardare anche i lavoratori che in ATAC stanno cercando di contribuire al risanamento dell'azienda. Noi abbiamo in ATAC, per esempio, un problema che è quello delle autofficine, sembra una sciocchezza, adesso non possiamo entrarci. Sì, però, io vorrei soltanto, venivamo prima da Torino, avete visto che tipo di calore ha suscitato la domanda su se si chiudere i campi rom e se chiudere i centri sociali, cioè voglio dire, indipendentemente da quel che si pensa, sono spessissimo equiparati come fonte, esperienze diverse, ma equiparate come fonte di caos. Lei su questo tema quale ha? Guardi, sui campi rom bisogna seguire esattamente quello che non è che ci fa scegliere, ci chiede l'Europa, e quindi i campi rom vanno superati. Per me, lo dico molto chiaramente, la politica esclusiva della ruspa non funziona, perché ne chiudi uno e se ne aprono altri 3 abusivi. Bisogna, nei margini della legalità e della sicurezza, garantire che questi campi siano man mano smantellati, come da una parte assistenza sociale e dall'altra operare per sgombrare. Assistenza sociale. Buonanotte. I centri lì dentro, sociali? Arrivo, però lì dentro, dentro i campi rom, non ci stanno soltanto persone bisognose, vanno assistite, vanno fatti portare i bambini a scuola. Ci stanno anche persone che possono tranquillamente trovarsi casa. E i centri sociali un sì o no? I centri sociali sì o no non esiste, nel senso che i centri sociali bisogna avere un approccio che è esattamente il contrario del sì o del no, perché ci sono cose diverse. Le faccio un esempio, i centri sociali rientrano nel... Baobab? Il Baobab, il problema non è che se lo occupano o meno. Io voglio immaginare una città che si mette a disposizione e fornisce lei le strutture a questi soggetti e non che li costringe ad occupare, non so se mi spiego. Io immagino una città dove persone che vogliono generosamente dare una mano alla città lo possano fare e non debbano occupare e quindi essere sgombrati, perché io ovviamente sono contro le occupazioni, ma per essere contro le occupazioni bisogna fare in modo che la città si apra, si metta a disposizione. Se ci sta la Onlus sulla SLA che garantisce un servizio, non è che noi possiamo tirare una linea e dire di no. Che le sembra di queste proposte? O lei è più radicale? Mi sembrano parole al vento, glielo devo dire, perché l'emergenza Rom e i campi Rom sono nati e di fatto a Roma ci sono da decenni, quando anche c'era la sinistra. Noi nei 3 anni all'opposizione l'abbiamo chiesto più volte di applicare le linee europee, che prevedono appunto la progressiva chiusura e il progressivo superamento dei campi rom, e non siamo mai stati ascoltati, e diciamolo anche perché dentro operano realtà come quelle di Buzzi della 29 giugno, che di fatto hanno finanziato il PD nella scorsa campagna elettorale. In questa non lo so, non mi permetto di dirla, ma in quella precedente sì, quindi evidentemente tutti avevano un interesse affinché le cose rimanessero tali. Del resto sui campi rom girano, c'è un giro di soldi che va dai 24 ai 30 milioni di euro l'anno. Quindi che facciamo? Quindi si devono chiudere progressivamente censimento sociosanitario e censimento patrimoniale. Sì. Chi ha i soldi deve trovarsi una casa, perché non è ammissibile che fuori dai campi ci siano Mercedes. Un'altra cosa, chi può andare a lavorare e lì dentro ci sono persone in età da lavoro, deve andare a lavorare, perché non è pensabile che tutti noi romani paghiamo per sostenere persone che non lavorano. Allora, questa storia deve finire. Io non lo so quanto sui centri sociali ha interesse con Buzzi e Carminati possa permettersi di allontanarsi nella ciclo. Società, I centri sociali, anche qui bisogna andare con il bisturi, però c'è da dire una cosa, si deve riportare legalità all'interno di una selva di situazioni che nel tempo sono nate perché l'amministrazione abbandonava dei luoghi, però bisogna andare con il bisturi e capire. Quello che io ho fatto con molto coraggio e molta anche umiltà, prendendomi le mie responsabilità, è stato per esempio andare in uno di questi confronti nei quali
qui il mio candidato avversario era assente all'interno del Cinema Palazzo, a dire molto chiaramente che per me le realtà sociali possono anche avere un valore, ma debbono essere riportate all'interno di un concetto di legalità, quindi bandi pubblici. E io sono andata lì dentro a dirlo senza paura. Che, bandi pubblici, dunque, anche partecipati, ma bandi. Siamo alla fine, abbiamo un minuto e mezzo, siete pari. Vorrei che entrambi mi diceste in quel tempo, un minuto, non di più, quale sarà la vostra prima delibera? Lei e lui, così facciamo chiudere lui, visto che è iniziato lei. Tante delibere, comunque la prima. Ma sicuramente un audit sul debito, il debito mostruoso di Roma Capitale che oggi vede circa dai 13 ai 14 miliardi e mezzo di debiti creati dalle precedenti amministrazioni, per sapere per quale motivo i romani ogni anno debbono pagare 200 milioni di euro l'anno per un debito che non hanno creato loro. A creditori che peraltro non sappiamo. Per la ristrutturazione o per fare un'operazione tipo non li paghiamo? Entrambe. Entrambe. Tra questo farà tremare un po' di persone. Potrete, mettiamo. Perché, no, mi scusi, perché dovrebbe far tremare le persone? Cioè, i romani non vedono l'ora di capire romani, perché dico, stanno pagando. Non sto parlando di romani, persone non intendevo. Intendo dire, quelli che usufruiscono ancora dei privilegi. Quindi volevo dire, quindi c'è la possibilità che lei non paghi il debito, che lei possa dire alcune parti attenzione, del debito. Attenzione, io vorrei ricontrattare quel debito, perché oggi il costo del denaro è pari a zero, quindi sapere che noi continuiamo a pagare interessi molto alti, perché non è mai stato ricontrattato, è un'offesa a tutti i cittadini romani. Io ne ho già pronta, una che riguarda la possibilità ritornare all'autobus gratis per gli ultra settantenni e metà del prezzo per gli under 20. La seconda per mettere subito su strada 150 autobus nuovi non inquinanti e la terza per un pronto intervento contro le buche, un pronto intervento distribuito nei municipi. Mi lasci dire, le buche soprattutto che sono state determinate da appalti fasulli che nascono con Mafia Capitale, quella Mafia Capitale di Buzzi e Carminati, che però non vorrei che la candidata Raggi dimenticasse che nasce con Alemanno Sindaco, che oggi, anzi ieri, ha annunciato che appoggia la Raggi. Quindi questo grande cambiamento e questa grandissima, diciamo, attenzione verso quello che è stata una scena nei confronti del PD viene completamente dimenticata di fronte al fatto che chi ha lasciato Roma in queste condizioni appoggia la candidata Raggi, che va benissimo, però basta semplicemente non fare rischi più cose. Possiamo sfidiati. Dire che vi siete dati due calcetti per l'asino alla fine. Guardi, solo una cosa, però che questo venga detto da una persona che viene appoggiata da Verdini, da Bertolaso, da Martini, sì, da Berlusconi, francamente abbiamo il patto del Nazareno alla matriciana su Roma, il nuovo inciuso. Berlusconi appoggia lei e come sa Verdini non ha fatto il sindaco di Roma, Alemanno l'ha fatto, i romani hanno giudicato che non l'ha fatto e diciamo lei è, mi rendo conto, contenta che l'appoggia. Va bene, noi chiudiamo qui e è inutile che vi dico che, insomma, come dire, vogliatevi bene perché evidentemente c'è ancora un grande scontro in corso e auguri a entrambi. Auguri Giachetti, auguri grazie. Raggi e grazie molto per essere venuti. Grazie a lei. Grazie per essere venuti.